Squadra che vince solitamente non si cambia. Nevi Orlandi, il tecnico del Barletta, sarà però costretto a farlo domenica prossima nella trasferta di Prato in virtù dell'assenza per squalifica di Ilari. Non sarà l'unica novità dei biancorossi, tra l'altro, nel match contro i toscani, dove è previsto il rientro nell'11 di partenza di Cane, che ha scontato contro l'Ascoli il turno di squalifica imposto dal giudice sportivo. Ci saranno novità molto probabilmente anche dal punto di vista tattico. Possibile infatti il ritorno al 3-4-3 provato ieri da Orlandi nella partitella di allenamento contro il Bari. Hanno vinto i biancorossi di Alberti grazie ad una doppietta di Ciccio Caputo nella ripresa. Nel complesso è stato un buon test per il Barletta. Diciamo che, insomma, per quella che è stata l'espressione del campo, l'abbiamo tenuto bene, almeno sicuramente fino al 75esimo, e poi un pochino anche il calo fisico e qualche cambio, però sono contento da parte di tutti. C'era il barlettano Gennaro Del Vecchio tra i baresi nella partitella di ieri, non c'era tra i padroni di casa il capitano Riccardo Allegretti. Il motivo per la società e per Orlandi è sempre lo stesso. Allegretti fino ad oggi non può fare degli allenamenti dove c'è contatto fisico e quindi per adesso fa un lavoro personalizzato. C'è il Prato dunque sul cammino del Barletta nella terza di ritorno del campionato di prima divisione, occasione in cui i biancorossi proveranno a fare ciò che non hanno mai fatto in questo campionato, e cioè vincere due gare di fila. In generale ne hanno vinte due i ragazzi di Orlandi. Nessuna novità di mercato infine in via Vittorio Veneto, nessuna novità sul fronte societario per ciò che concerne il futuro del Barletta. A tal proposito il tecnico dei biancorossi chiarisce. Il presidente le ha detto veramente che iscriverà la squadra al prossimo campionato? Vorrei sgomberare ogni dubbio, cioè questo è stato, diciamo, un mio pensiero, ma forse più che un pensiero è stato un augurio per tutta la Barletta sportiva, affinché, e se ne sono convintissimo, che la Barletta calcio può fare calcio solo con questo presidente al momento. A livello di sensazioni, Tatò iscriverà la squadra al prossimo campionato? Questo è un augurio e una speranza, appunto, come dicevo, per i tifosi barlettani.